Buongiorno a tutti e bentornati alla settimana del Sindaco, la rassegna stampa che ripercorre l'agenda della settimana appena trascorsa, degli impegni del nostro primo cittadino. Iniziamo subito. Questo lunedì si è tenuto il Consiglio Comunale che ha ricordato Gianfranco Elia, recentemente scomparso. Si tratta di uno dei massimi studiosi italiani di sociologia urbana. Il Consiglio ha poi approvato il rendiconto 2020, un anno complesso, come sappiamo tutti, e critico a causa dell'emergenza legata al coronavirus. Nonostante le difficoltà e le misure straordinarie messe in campo dall'ente per sostenere il tessuto economico e sociale, il risultato di amministrazione è di 48 milioni. Le tariffe dei servizi sono rimaste invariate, così come la spesa sociale pro capite. Sono state introdotte rilevanti agevolazioni dal punto di vista tributario e è stato dato impulso anche ai lavori pubblici. Si sono ridotti i tempi di pagamento dei fornitori, molti servizi sono stati digitalizzati, è stato portato avanti il piano delle assunzioni ed è proseguito il rientro dallo squilibrio ereditato dalla precedente amministrazione. La gestione del bilancio 2020 ha consentito il rispetto di tutti i parametri di finanza degli enti locali e della rata trentennale di rientro del disavanzo di 15 milioni registrato dalla precedente amministrazione, pur riuscendo a mettere in campo interventi straordinari come le esenzioni per il suolo pubblico, le riduzioni dei datari, i sussidi e i contributi e spese Covid per le attività scolastiche, istituzionali, eccetera. Sono state poi approvate anche le tariffe della Tari, che a fronte di maggiori costi imposti in sede di approvazione del piano economico-finanziario nel corso dell'assemblea ATO, contro il quale il Comune di Grosseto sta valutando di presentare ricorso, l'ente è riuscito a mantenere le tariffe invariate o addirittura a ridurle rispetto al 2019. Per le utenze domestiche non ci sono aumenti e rispetto al 2016 si consolida la riduzione del 15%. Per le utenze non domestiche la riduzione media rispetto al 2019 è del 4%, mentre varia dal 20 al 27% rispetto al 2016 in base alla categoria di appartenenza. A ciò si aggiungono gli sconti straordinari, sempre rispetto al 2019, del 45% per ristorazione, palestre, piscine, cinema, teatri e locali da ballo e del 30% per alberghi, parrucchieri e centri estetici. Rispetto al 2016, a seconda della categoria, la riduzione oscilla dal 41 al 57%. Approvate le modifiche al piano del commercio su aree pubbliche. Questa è la novità. Aumenta la superficie dei posteggi del mercato dei fiori di Grosseto e in più vengono introdotti due nuovi posteggi fuori mercato per Marina di Grosseto. Riguardo alle fiere promozionali, a seguito della richiesta di ANVA Confesercenti Grosseto, le fiere Maremma Antiquaria e Mercatino delle Pulci non saranno più svolte. La superficie dei posteggi relativi ai banchi dei fiori al mercato di Grosseto aumenta quindi da 36 metri quadri a 55 metri quadri, mentre in metri quadri totali la superficie di 72 metri quadri aumenta a 110 e 50. Per quanto riguarda i nuovi posteggi nella frazione balneare di Marina, in seguito ad una riunione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, sono stati istituiti due posteggi fuori mercato, uno in via Grossetana, nell'area Infopoint, per la rivendita e somministrazione di generi alimentari, e uno sul lungomare, all'intersezione con via Cadorna, per la vendita di fiori. Queste modifiche nascono con l'intento di sostenere le attività imprenditoriali a causa delle notevoli perdite di fatturato dovuto all'emergenza sanitaria e andando così incontro alle necessità del comparto. Restauro del ponte Mussolini. L'importo complessivo del progetto di manutenzione straordinaria messo in campo dalla provincia di Grosseto è di 400.000 euro. I lavori sono consistiti sostanzialmente nel rifacimento dell'impermeabilizzazione dell'impalcato e nell'adeguamento del sistema di drenaggio delle acque meteoriche. Si tratta di un intervento importante per la sicurezza che rientra nell'impegno della nostra amministrazione provinciale nel monitorare tutte le situazioni critiche, svolto tra l'altro in tempi brevissimi, lavorando anche di notte, per limitare il disagio della chiusura dell'uscita Grosseto Sud. Martedì il nostro sindaco ha firmato un'ordinanza sulla razionalizzazione dell'acqua potabile con divieto di uso improprio. A partire dal 1 luglio e fino al 30 settembre vige il divieto di utilizzare l'acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per
per scopi diversi da quelli igienico-domestici. Il provvedimento nasce dalla necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l'approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell'aumento delle temperature e dei consumi per attività turistiche. Per la violazione dell'ordinanza sono previste sanzioni che vanno dai 100 ai 500 euro. Firmata l'ordinanza sindacale per la disinfestazione contro le zanzare a Marina e Principino a Mare, l'intervento è in programma dal 7 luglio dalle 1 alle 5. Durante le ore del trattamento è necessario tenere le porte e le finestre chiuse, rimuovere la biancheria lasciata ad asciugare, non lasciare alimenti e bevande all'aperto, custodire in locali chiusi animali domestici e i loro abbeveratoi. Evitiamo anche il consumo di frutta e verdura proveniente dalle zone oggetto di trattamento a partire dalle ore 20 del giorno dell'intervento fino alle 24 del terzo giorno successivo al termine del trattamento. Successivamente è consigliato un accurato lavaggio prima del consumo. La ditta specializzata incaricata dal comune utilizzerà un prodotto a basso impatto ambientale e a ridotta persistenza sia sul verde pubblico che sul verde privato. Iniziati i lavori che porteranno alla realizzazione di un'area sportiva attrezzata in via Andreoli a Braccagni per un importo complessivo di 17.000 euro. La frazione avrà presto a disposizione un campetto di calcio integrato nell'area verde tra via Malenchini e via Andreoli, composto da una struttura in acciaio zincato e componenti in polietilene ad alta densità, grande 9 metri di lunghezza per 8 di larghezza. Mercoledì è stato presentato in comune il progetto Nessuna Barriera, che ha lo scopo di portare a conoscenza degli utenti e dei cittadini le caratteristiche e l'accessibilità di attività commerciali, luoghi di pubblico interesse come uffici, banche, stazioni ferroviarie, teatri, cinema, eccetera. Il progetto, ideato da Tutto Possibile Onlus con il patrocinio gratuito della provincia di Grosseto e del comune di Grosseto, vuole stimolare i commercianti della provincia di Grosseto a rendere più accessibili i propri esercizi. Tramite un QR code si potrà accedere a tutte le informazioni necessarie per l'accessibilità e i servizi offerti da ogni esercizio commerciale mappato con l'attività dell'associazione Tutto Possibile Onlus ASD. Si è poi tenuta presso la sede SEAM Aeroporto di Grosseto la riunione del coordinamento sindaci e amministratori dell'ambito turistico Maremma Toscana Sud, di cui il comune di Grosseto fa da capofila. In occasione della riunione sono intervenuti anche i tour operator e le agenzie di viaggio per la presentazione del restyling del sito web di ambito qui Maremma Toscana e la piattaforma collegata Join, che consentirà agli operatori la pubblicazione di offerte e di proposte in termini di ricettività e servizi connessi al turismo. La collaborazione con SEAM consente di organizzare numerose attività di valorizzazione del territorio e quest'anno abbiamo voluto estendere la collaborazione anche con i tour operator divenuti agenzie di ambito che controlleranno in attività connesse al turismo. Sostegno all'affitto 2021, approvato il progetto, il piano predisposto dai servizi sociali e finanziato con un fondo da 100.000 euro consiste nell'erogazione al proprietario di un immobile concesso in affitto a un nucleo familiare in difficoltà di un sostegno economico a riduzione del canone dovuto. Tale sostegno comprende anche morosità accumulate dall'inizio dell'anno. Il proprietario deve rendersi disponibile ad abbassare l'importo del canone di locazione per l'anno 2021. Il canone originario non deve superare 550 euro mensili e l'inquilino non deve avere un ISEE superiore a 20.000 euro. Il contributo verrà erogato in proporzione alla rinegoziazione, ma non potrà superare i 3.300 euro complessivi per il 2021. L'emergenza epidemiologica, oltre ai risvolti sanitari, ha comportato anche gravi risvolti economici. In questo caso, coinvolgere sia il locatore che il locatario rappresenta da un lato la garanzia del pagamento dell'affitto dovuto e dall'altro la sua riduzione a favore del locatario, così da evitare l'attivazione di procedimenti di sfratto. Per tutto il mese di luglio il Comune di Grosseto attiverà i tempi prolungati estivi per i bambini del Polo dell'Infanzia Arcobaleno e della Scuola dell'Infanzia Paritaria Le Margherite. Tutte le 110 domande pervenute sono state accolte. Anche per quest'anno l'amministrazione comunale è riuscita a garantire un servizio prezioso per le famiglie in un momento particolarmente delicato e complesso. A breve la pubblicazione dell'avviso. Questo giovedì l'amministrazione comunale intende sostenere il tessuto economico della città attraverso una misura volta alle aziende di commercio in sede fissa e di artigianato che hanno avviato o avvieranno l'attività degli anni 2021, 2022 e 2023 nel centro storico.
Sarà infatti possibile usufruire di un contributo pari all'ammontare dei tributi comunali dovuti e regolarmente pagati per l'anno di imposta a cui si riferisce l'avvio o il mantenimento dell'attività. L'amministrazione comunale intende sviluppare una politica di sostegno del tessuto economico nella città con misure di supporto alle nuove aziende, ma anche alle imprese penalizzate da emergenza sanitaria, che ha richiesto il blocco dell'esercizio delle attività per lunghi periodi di tempo. A breve la pubblicazione dell'avviso. Si è svolto al Teatro degli Industri il convegno di presentazione del documento Maremma Missione Possibile, con cui il Comune e la Provincia di Grosseto si preparano ad accogliere i finanziamenti dal valore di 235 miliardi contenuti nel PNRR. In questo documento le due amministrazioni hanno raccolto le progettualità che intendiamo portare avanti e le relative missioni di nostre competenze tra le sei previste nel Piano Nazionale. Quindi parliamo di digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, rivoluzione verde, transizione ecologica, infrastrutture per mobilità sostenibile, istruzione, ricerca, inclusione, coesione e salute. Si tratta di un lavoro iniziato mesi fa. Alla notizia del PNRR nazionale, l'intera macchina comunale e provinciale si è subito mossa, riunendo progetti su ambiente, infrastrutture, scuole e semplificazione per un valore di circa 136 milioni. Lo scopo finale è quello di stimolare le realtà produttive, sociali, culturali alla produzione di progetti da integrare per arrivare alla redazione di un documento unico, il Piano Maremmano per la ripresa e la resilienza, con cui rispondere velocemente ed efficacemente ai bandi nazionali. La Giunta Comunale ha deliberato di estendere il progetto di sperimentazione delle aree pedonali alla frazione di Batignano, relativamente a Via di Mezzo, per il periodo estivo fino a settembre, dalle 18 alle 2. Già da tempo siamo attenti a promuovere azioni dedicate alla salvaguardia dei pedoni e della mobilità dolce, e adesso stiamo coinvolgendo le frazioni, che ancora più del capoluogo hanno la vocazione alla pedonalizzazione. Continuare con la sperimentazione è importante e nel caso di Batignano ci siamo mossi anche su istanze degli abitanti che ci hanno chiesto di limitare il traffico in via di mezzo nelle ore serali estive. Gestione precoce dell'ictus, c'è cioè lo stroke team. Finalmente è stato formalizzato lo stroke team dell'ospedale Misericordia di Grosseto che si occupa della gestione precoce dell'ictus. Lo stroke team è coordinato dal dottor Manuele Bartalucci, nominato responsabile del servizio, al quale facciamo i nostri complimenti e auguri di buon lavoro. Ringraziamo l'azienda sanitaria per aver finalmente dato a questa unità la giusta organizzazione e ci auguriamo che tanti altri progetti, altrettanto importanti, vengano portati a termine nel più breve tempo possibile. Venerdì sono state consegnate presso lo stabilimento balneare Moby Dick a Marina di Grosseto due sedie da spiaggia a Sole Mare che l'amministrazione comunale ha acquistato e ha messo a disposizione degli stabilimenti in base alle necessità. Le sedie consentiranno alle persone con gravi disabilità di poter usufruire della spiaggia e del mare in tutta sicurezza e comodità. L'acquisto rientra nell'ambito dell'iniziativa Mare per Tutti, che anche quest'anno approda sulle spiagge grossetane con 27 stabilimenti balneari aderenti tra Marina e Principina. Pronti a partire con lo sharing di monopattini, scooter e bici elettrici. Oggi dalle 18 al velodromo invitiamo tutti a venire a conoscere il progetto che abbiamo messo in campo con la collaborazione della startup Rebdi. Rappresentanti della società saranno a disposizione per spiegare come funziona l'applicazione da scaricare per utilizzare il servizio e distribuire gadget e volantini. Per la nostra rassegna è tutto, io vi auguro buon fine settimana e come sempre, viva Grosseto! Ciao, a presto!